è Arezzuna tra le province toscane ad aver registrato il maggior incremento di casi di positività alla Covid-19 nelle ultime 48 ore, numeri alti che devono essere letti anche alla luce dell'elevato numero di tamponi effettuati, ma che comunque riaccendono la preoccupazione. 54 infatti positivi comunicati il 6 ottobre, il 7 altri 36. Cresce così sempre più l'attesa per il vaccino anti-Covid, che però, secondo gli esperti, avrà tempi lunghi, come conferma il presidente della Fondazione Toscana Life Science di Siena. I vaccini vanno affrontati con una certa attenzione. L'ultimo grande vaccino, fra l'altro nato proprio a Siena per opera del dottor Apuoli, che è quello contro la meningite, che sta risolvendo il problema della meningite nel mondo, ci è voluto 10 anni per progettarlo e 7 anni per provarlo, perché i vaccini si danno a persone sane, quindi io non posso rischiare di far ammalare un sano, ci devo stare molto attento. Alla fine di quest'anno il Covid genererà non più di un quarto dei morti di quest'anno per tumore, quindi dal punto di vista della sanità mondiale il problema del tempo in termini di decessi, il tumore è un problema molto più grosso, solo che il Covid blocca l'economia. E alla fine di quest'anno noi avremo un numero che sta oscillando, ma probabilmente 4-5 volte il PIL dell'Italia perso nel mondo per i vari lockdown, quarantene, eccetera. Quindi il tema del vaccino, la domanda, ho fatto questa istruzione per dire, la risposta è certo che il vaccino. La domanda è, ci sarà breve? No, perché abbiamo tantissimi progetti, non c'è stato mai nella nostra umanità uno sforzo così grande. Ci sono circa 250 gruppi nel mondo che stanno lavorando, che hanno generato più di 300 possibili vaccini, di cui 33 sono in fase di studio clinico e 8 sono nella fase finale, fra cui quello su cui ha puntato il governo italiano, quello famoso di Oxford, commercializzato e prodotto da AstraZeneca. Noi a fine di quest'anno avremo capito se c'è qualche vaccino messo bene e poi durante l'anno prossimo questi messi meglio, alcuno emergerà e quindi avremo nel corso dell'anno la disponibilità di vaccini che possono funzionare. Avremo due problemi: non avendoli provati abbastanza a lungo non sapremo per quanto durano, ma soprattutto sarà il problema di produrli, perché se ragioniamo di termini di umanità ne andrebbero fatti 8 miliardi di dosi. Ora, le do un'idea, la produzione più grossa al mondo di vaccini sono quelli per l'influenza, la combinata dei 3-4 produttori è 300-400 milioni di dosi. Ed in attesa del vaccino l'obiettivo comune è quello di sviluppare un farmaco. Studi simultanei stanno così andando avanti in tutto il mondo. Nel polo tecnologico senese si continua a lavorare su una cura partendo dagli anticorpi. Ogni persona che è guarita, e molta gente per fortuna è guarita perché il suo corpo ha sviluppato gli anticorpi che hanno disattivato il Covid-19. Allora, noi siamo andati in accordo con lo Spallanzani, che era l'unico che a marzo aveva pazienti guariti, e poi da prima in poi con le scotte, noi siamo a Siena, quindi la vicinanza di avere, fossimo stati a Arezzo, avremmo usato l'ospedale di Arezzo, abbiamo cominciato a ricevere cellule del sangue di persone guarite che contenevano i loro anticorpi, al cui interno c'erano anticorpi con cui erano guariti, quindi con una tecnica che avevamo già sviluppato su un altro progetto, abbiamo isolato questi anticorpi da un gruppo di diverse decine di pazienti fra Roma e Siena, migliaia di anticorpi sono stati individuati, poi alcuni di questi, quelli giudicati più promettenti, cioè quelli più bravi, perché è chiaro che poi tutti sviluppiamo anticorpi, però qualcuno li fa troppo deboli e non guarisce, qualcuno li fa molto forti e guarisce, quindi io devo andare a cercare quelli molto forti, anzi il più forte possibile, perché io poi più forte è e quindi poi quando lo inietterò in un malato gli darò la forza di un signore che è guarito bene. E quindi ne abbiamo scelti da questo gruppo nel mese di giugno, che abbiamo provati contro il Covid, noi abbiamo con i ceppi di Covid, abbiamo visto quelli che erano più efficaci, cioè quelli che a minor dose riuscivano a fermare la replicazione, perché l'unico scopo del Covid nella sua vita è riprodursi, non ha altri scopi, è la cosa più, molti dicono neanche una forma di vita, comunque lascia lei il tema etico.